Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video. Siamo qui ad ECMA 2023 all'interno dello stand di Moto Morini, che ha presentato la sua nuova adventure. Stiamo parlando della Moto Morini Xcape 1200. Non perdiamo altro tempo, lei è alle mie spalle e andiamo subito a vederla insieme. E partiamo subito con l'estetica di questo modello. Ovviamente la cilindrata maggiore, il segmento più grande, la porta a crescere nelle dimensioni più imponenti, ma mantenendola comunque sicuramente compatta tra le gambe, con delle forme accattivanti e soprattutto un richiamo a tanti dettagli che ci fanno immaginare un'evoluzione di questo modello, che è in fase ancora sperimentale, e quindi attenderemo prima di poterla vedere a listino nel catalogo Moto Morini tanta innovazione e tecnologia che è stata sviluppata partendo dal fulcro principale di questo modello, quindi il suo motore. Stiamo parlando di un 1200 centimetri cubici AV, quindi non un progetto, un motore di derivazione Xcape 650, ma un blocco motore interamente rivisto, totalmente nuovo. Ed eccolo qui, il V2 1200 corsa corta Evo. Di cosa stiamo parlando? Quindi un bicilindrico AV da 87 gradi da 1187 centimetri cubici. L'alesaggio della corsa è di 107 mm x 67 e una potenza massima ben superiore ai 125 cavalli, il tutto rispettando le normative emissioni Euro 5. Lui potrà ovviamente, in quanto è ancora in fase prototipale, poter raggiungere anche delle potenze superiori, ma Moto Morini ci ha comunicato che la loro volontà è quella di creare un modello che sia sfruttabile, erogabile, quindi con una potenza allineata a fuoco per un utilizzo con una curva di coppie di potenza spalmata su tutto l'arco dei giri. Quindi ritroveremo un motore che potrebbe teoricamente anche superare questi dati, ma essere probabilmente in fase definitiva di omologazione presentato con una cavalleria intorno ai 125 cavalli. Tantissima anche la tecnica e gli espedienti estetici oltre che funzionali impiegati nel modello. La fanaleria è interamente full LED, notiamo anche l'impiego all'anteriore di freni Brembo con pinze ad attacco radiale, doppio disco all'anteriore dalle dimensioni molto importanti, così come lo abbiamo anche al posteriore singolo. Pneumatici, primo equipaggiamento firmato Pirelli Scorpion, abbiamo all'anteriore un cerchio da 19 pollici, mentre al posteriore il cerchio è da 17, entrambi tubeless. La linea è molto snella tra le gambe, abbiamo anche tanta comodità non solo per il rider ma anche per il passeggero. La colorazione e le forme ci hanno comunicato sempre i Moto Morini che sono praticamente definitive. Abbiamo quindi qui davanti a noi un modello pronto al 70%. C'è ancora del lavoro da fare, c'è tanta tecnologia che sta venendo impiegata per creare un modello completo. Abbiamo infatti scorto poi nell'estetica del modello la predisposizione anche ai radar e quindi la possibilità di poter avere un ulteriore controllo da parte dell'elettronica che ci aiuterà durante la guida di tutti i giorni. Parte posteriore con un codone molto filante e rastremato che presenta già una piastra raccordata con le maniglie per il passeggero che rende il tutto ancor più fuoristradistico. E qui il terminale di scarico, dove ci hanno comunicato che avremo delle variazioni di forma per poterlo rendere non solo più godurioso per il sound, ma anche più snello e leggero. Un peso che al momento non è stato ancora comunicato, così come non abbiamo informazioni riguardo il prezzo d'uscita, che sicuramente sarà molto competitivo come lo è stato al momento del lancio della Xcape 649. La strumentazione del modello è a colori TFT e, come possiamo vedere dalle immagini che stanno scorrendo adesso in video, avremo tutte le informazioni del caso, anche quelle rivolte per la navigazione. Il parabrezza in questo caso è in plex trasparente dalle dimensioni contenute, che daranno comunque possibilità di avere un'ottima copertura dai frusci aerodinamici.
la forcella all'anteriore e a steli rovesciati, ma probabilmente non sarà questa quella definitiva, e qui nella parte anteriore vediamo anche tutto l'impianto di raffreddamento, ovviamente proporzionato a questo propulsore che, ripetiamo, rappresenta un vero e proprio marchio iconico della casa di Trivolzio. Trivolzio dove è stata completamente disegnata dal centro stile, oltre che ingegnerizzata, perché sì, il motore è sviluppato dall'ingegneria italiana. Grande coppia ai bassi e medi regimi, cerchi tubeless quindi all'anteriore e al posteriore, il tutto per poter avere un'erogazione ai massimi livelli. Tra l'altro, la presenza di corpi farfallati elettronici ci hanno già anticipato che garantirà un sound veramente gudorioso. E voi cosa ne pensate di questa nuova Moto Morini Xscape 1200? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanellina delle notifiche e soprattutto non perdetevi nessun altro nostro contenuto sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok. Io per il momento vi saluto qui dallo stand di Moto Morini con la Xscape 1200. Al prossimo video. Ciao!